Poi noi ora andiamo avanti parlando di musica e di nuove uscite discografiche, in particolare parlando del nuovo disco dei Barrick dedicato ai grandi autori della canzone italiana. Vediamo. Quando un gruppo ripropone i classici di grandi cantautori non si può parlare di cover. Con canzoni entrate nella storia, i Barrick di Montefano ci hanno perfino fatto un disco con un titolo che conferma la loro dedizione ai maestri. Canzoni d'autore prese in prestito, brani di Tenco, Gaber, Iannacci, De André e due inediti originali del gruppo, tutti reinterpretati con sfumature funky, swing, etno jazz. Il gruppo è di nuova formazione, ma i componenti hanno sulle spalle un'esperienza ben collaudata. Finita l'avventura con gli Ambaradan, Alessandro Menghi ha chiamato a raccolta il bassista Maurizio Scocco, il chitarrista Tonino Monachesi e il percussionista Francesco Savoretti, dando vita a questo gruppo che in prevalenza fa uso di strumenti a corde e percussioni etniche. Il disco, realizzato per l'etichetta Rara Record, verrà presentato ufficialmente domenica 6 maggio al teatro La Rondinella di Montefano. I Martin Clyde di Jesi sono i vincitori della fase regionale di Italia Wave 2012. Sette i gruppi che sul palco di Mamma Mia Senigallia si sono disputati la finale marchigiana del concorso, 26esima edizione della più importante kermesse per gruppi emergenti. Italia Wave si articola su base regionale e quest'anno sono stati 54 i gruppi marchigiani iscritti. 14 di questi sono arrivati alle fasi semifinali e solo 7 si sono giocati la partecipazione al Festival Nazionale che si terrà ad Arezzo dal 12 al 15 luglio. Jolly Jolly Duo, Cœur di Fano, Luz di Tolentino, Design di Castelfidardo, La Tosse Grassa di Recanati, Anonima Straccioni di Senigallia, Natural Dub Cluster di Recanati e i vincitori Martin Clyde. Il gruppo Jesino ha una formazione abbastanza giovane, nasce nel 2010, ma i componenti hanno una bella esperienza alle spalle. Rock di ispirazione britannica con una componente elettronica e con questo loro sound hanno conquistato la giuria. I Martin Clyde hanno pubblicato il loro primo disco nel 2011 e ora si accollano la responsabilità e il piacere di rappresentare le Marche ad Arezzo.